Desidero innanzitutto ringraziare non solo le colleghe e i colleghi intervenuti con i loro accompagnatori, ma i molti tecnici comunali, sindaci, dirigenti scolastici, i presidenti degli ordini professionali regionali e provinciali e le autorità intervenute e che ci hanno omaggiato della loro presenza. Quindi, a nome del Collegio dei Giovani di Avellino, porgo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti. Diamo inizio subito a questa splendida e intensa serata di festa. Sì, perché questa sera è prima di tutto la festa del Giovane Irpino, la cui serata si evolverà con la presentazione dei nuovi iscritti del biennio 2012-2013. A seguire premieremo i colleghi che hanno raggiunto 35-40 anni di iscrizione, per continuare con il conferimento del titolo di senatore del collegio ai geometri che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione e che hanno dato lustro alla nostra categoria e all'intero collegio. Ma quella di questa sera sarà soprattutto una giornata di studio in ricordo del nostro presidente Enrico De Vannis. Infatti, la serata, dopo i saluti del nostro presidente, del rappresentante della Cassa Italiana Geometri e di quello del Consiglio Nazionale, proseguirà con un convegno sul tema gli usi civici, il diritto del concedente e del livellario, la fragazione. Tema del convegno che ha preso spunto da un testo scritto e pubblicato dal nostro Enrico De Vannis. Testo che noi, come Collegio dei Giovani di Avellino, abbiamo voluto ristampare e farne omaggio a tutti i colleghi intervenuti. Sperate di aver fatto cose da dire, tutti quanti l'avete dalle mani. Tutti sapete che questa manifestazione viene ripetuta ogni biennio, in ricordo del presidente De Vannis, e ad ogni edizione abbiamo sempre abbinato un evento che ha coinvolto l'intera categoria. Siamo partiti con l'edizione del 2005 con un concorso premio che prevedeva la presentazione a libera scelta di un elaborato scritto grafico anche di un lavoro già svolto. Il concorso era indirizzato a tutti i giovani italiani e vide una larga partecipazione sia di giovani irpini sia di colleghi di altre province d'Italia, con la prevenzione anche di alcuni di essi. Si è proseguito poi, sempre con un concorso premio, ma questa volta indirizzato non agli iscritti, ma agli studenti del quinto anno degli studi tecnici per giovani dell'intera regione Campania. Si è continuato sulla stessa falsariga, coinvolgendo ancora i giovani, e precisamente gli studenti delle terze medie di tutti gli istituti della provincia di Avellino. Devo dire che tutte le manifestazioni hanno sempre suscitato interesse e coinvolgimento, come del resto anche questa sera, dove si vede una larghissima partecipazione di colleghi non solo liberi professionisti, ma come già accennato prima, anche pubblici dipendenti, tutti interessati al tema del convegno che andremo a studiare. E come già detto, il tema che tratteremo riguarda la fragazione del livello, argomento che a vario titolo, ma soprattutto per fare cassa, stanno affrontando molte amministrazioni comunali e che merita quindi l'attenzione di noi giovani. Voi solo per individuare la particella del terreno gravata dal livello e quindi fornendo la semplice misura cadastrale, o meglio ancora per determinarne la giusta somma dovuta per la fragazione o l'assistenza all'atto. Gli argomenti del convegno verranno trattati dal professor Dario Gandesci e dal notaio Fabrizio Vissi.
Prima però di entrare nel vivo dell'argomento, voglio fare l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Mercogliano, che vuole fare un saluto veloce perché è impegnato in un'altra manifestazione, e quindi diamo la parola all'ingegner Gesualdo Modestino, assessore ai lavori pubblici del Mercogliano. Grazie. Grazie al Presidente Santo Susso e Marra per l'invito che hanno posto alla cittadinanza di Mercogliano, al Sindaco e all'intera amministrazione. Il Sindaco è impegnato in un'altra manifestazione pubblica per cui non è potuto venire e ha delegato me. Io mi sono onorato per essere qui con voi e darvi questo saluto da parte dell'intera amministrazione e a fare i complimenti. Non rischio di essere condiscendente perché non ho né motivo né bisogno di esserlo, ma mi complimento perché per il modo con il quale è stata organizzata questa festa e con l'occasione praticamente di studi che io sono ormai assessore da 2000 con importanti deleghe ai lavori pubblici, alla difesa del suolo, all'agricoltura. E il tema che trattate stasera vi assicuro che è di grande attualità. Diverse volte noi come amministrazione ci siamo trovati di fronte ai vari livelli invidiosi, per cui c'era stato bisogno di una loro affrancazione, per cui di innestare le giuste procedure per evitare poi di fare guai, perché nel momento in cui la procedura non è giusta ci si può rivalere in danno nei confronti dell'amministrazione, perché poi, come il professore spiegherà, si determina il valore e poi alla fine viene fatta una delibera di consiglio comunale, e per cui sono procedure abbastanza delicate e bisogna valutare bene. Io sono anche sugli usi civici, tra l'altro ho cercato da parlare e mi affascina molto la tematica, essendo anche io ingegnere. E mi dispiace per la verità che alle 6 ho un altro impegno, per cui mi scuso e vi porto i saluti dell'intera amministrazione e vi auguro, siamo ormai a Natale, vi auguro un buon Natale e un inizio anno nuovo. Siete una categoria che io stimo tanto perché anche io ho collaboratori geometri. Viviamo un momento, consentitemi questa piccola storia, un momento di grande crisi. Però io ritengo che i tecnici, voi geometri che siete stati, siete e sarete sempre persone importanti nella società. La società ha bisogno di voi per poter andare avanti a testa alta e superare questo momento drammatico che penso che dal primo dopoguerra è forse uno dei più seri, forse eravamo anche abituati a vivere un po' sugli allori, però io ritengo che in questi momenti le persone che hanno una grande statura morale, quali la vostra classe, la vostra categoria, devono dare molto alla società e noi ci aspettiamo questa cosa, anche per garantire una speranza maggiore ai nostri ragazzi. Vi saluto, vi auguro buone feste e un buon proseguio. Grazie Presidente. Grazie all'assessore. Adesso passo la parola al Presidente per i saluti istituzionali da parte della categoria. Okay. Grazie, buonasera a tutti, grazie Patrizio di voler ringraziare all'inizio di questa manifestazione per lo sforzo che hai fatto e profuso in questo ultimo periodo affinché riuscissimo ad organizzare questa manifestazione. Devo salutare e ringraziare i vertici della nostra categoria, della cassa e della cassa di previdenza e assistenza geometri, rappresentata questa sera dal consigliere Antonio Alessa, lo ringrazio perché si è fatto pure qualche chilometro per arrivare qui e quindi lo ringrazio di cuore della sua presenza e la testimonianza della cassa, della vicinanza che sta sempre veramente molto molto vicino alla nostra categoria. Egualmente devo ringraziare il Consiglio Nazionale, nella persona oggi rappresentata dal segretario nazionale nostro Ezio Candelosi, ex presidente, già presidente, e quindi per noi è un grande vanto avere non solo consigliere nazionale ma anche segretario
generale del Consiglio nazionale. A loro per il ringraziamento non solo per la presenza dell'OGP, ma anche perché ci hanno aiutato nella maniera reale per poter affinché noi riuscissimo a fare questa serata. Serata che noi dedichiamo al nostro compianto presidente Enrico De Vannis. Lui ci ha lasciato un grande ricordo, noi lo ricordiamo sempre con affetto, cara Valentina, caro Michele, perché credo che con lui si è avuta una grande svolta nel nostro collegio. Noi indegnamente cerchiamo di portare avanti ancora quell'opera che lui ha iniziato negli anni del 2000, quando ha iniziato con la sua presidenza. E quando mi regalò questo manualetto, mi disse una frase che la ricordo sempre, tieni lo conservalo perché questa è una cosa importante per voi, io all'epoca avevo qualche anno in meno, mi disse tienilo perché sarà una cosa importante nella tua professione, ed è stato così. Noi questa sera lo ricordiamo e abbiamo voluto ristampare questo manualetto e fare una serata di questo tipo, incardinata su questi temi. Ringrazio a questo punto professore e il notario che vorranno poi esporre le loro relazioni su questo tema così importante, che è il tipo che va già individuato ed è attualissimo ancora oggi. Infatti tante amministrazioni, come diceva appunto prima l'assessore, si stanno cimentando in questa materia, e sicuramente avranno bisogno anche dell'apporto della nostra categoria, e quindi noi prepararci in questo senso è sempre un fatto importante, anche per questo abbiamo voluto fare non solo una serata di festa per premiare chi ha raggiunto i 35, 40, 50 anni di professione, che è una cosa eccezionale. Premiamo stasera con una piccola premiazione anche i giovani, proprio per questo vorrei invogliare a questa nostra attività. E facciamo un evento formativo proprio perché crediamo che la formazione come categoria, che abbiamo intrapreso questo percorso qualche anno fa, quando non esistevano norme e regole che dicevano che doveva essere per forza la formazione professionale, continua. Noi abbiamo sposato questa cosa che doveva essere come categoria già dal 2005 per andare avanti, e quindi questo è un altro segno che la nostra categoria vuole sempre aggiornarsi. Poi è arrivata la legge dell'anno scorso, che ce l'ha imposta, ma noi già avevamo, come dire, iniziato questo tipo di percorso. Cosa dire su questo tipo di materia? È una materia importante, la seguiremo con attenzione questa sera, sperando di acquisire quelle nozioni giuste per poterci continuare ad aiutare e andare avanti nella nostra professione. Con la promessa e con l'impegno che prendo questa sera di fare un ulteriore seminario per andare a approfondire quegli specifici particolarità che la norma prevede in questi sensi, quella della regione, cioè anche il confronto con la regione Campania, che è poi l'ente deve poi realmente affrancare questi usi civici. E per cui stasera avremo questo impegno formale di fare una nuova giornata, un nuovo segnale su questo, facendo vedere anche la regione Campania per approfondire ulteriormente questo tipo di iniziativa. Saluto ancora tutti quanti voi, vi ringrazio per la presenza, sperando poi che durante il nostro percorso, saluto il consigliere comunale di Avellino, Antonio Gentilese, che c'è la festa, per averci onorato della loro presenza, dove Torino tra l'altro è il nostro collega, per cui è ancora di più per noi importante che lui sia qui stasera. Quindi non voglio rubare altro tempo, perché poi durante la relazione sicuramente farò un altro intervento, per cui voglio lasciare la parola a Fabrizio di coordinare la lavoro, ringraziando anche per tutto lo sforzo che ha fatto da un mese a questa parte per realizzare questa bella festa.
Allora, a me lo lasciato il Presidente e i saluti istituzionali. Invito Antonio Versa, consigliere della Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, che porta un saluto della categoria, in rappresentanza anche del nostro Vicepresidente, che purtroppo è sempre vero. Buonasera a tutti, io porto i saluti del Presidente della Cassa Nazionale, Fausto Amadasi, nonché del Vicepresidente, Diego Buono, il quale ci teneva molto a essere presente questa sera qua, però ha avuto un problema che gli ha impedito di venire, mi ha pregato di rappresentarlo. Ma la Cassa, io solo 2 anni fa sono stato presente alla manifestazione di ricordo dell'amico Enrico, perché avevo avuto dei problemi, ma quest'anno sono stato molto felice di venire a rappresentare la Cassa, perché la Cassa ha ancora un forte ricordo di Enrico De Valdis, e è stato molto stimato, ancora oggi noi abbiamo una grossa stima del caro collega, quindi sono molto felice di essere qua presente, e l'unica cosa che ci tengo a dire è che la Cassa non partecipa a nessuna manifestazione con contributi, se non sono sempre a questa, quindi io ricordo che Enrico mi ha detto, scusate, delle Valdis. Non vi voglio parlare di Cassa questa sera, perché è una festa, io vi dico solo che è un plaudo al seminario che fate questa sera, io sono perito di maniale per la Regione Lazio e sono perito del comune di Castellini, che tutti conoscete tramite la televisione per il famoso Amido e Baccaro, con il quale ho a che fare, perché non so se l'avete seguito in televisione, quindi conosco bene la materia. Vi faccio gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo, e ringrazio di nuovo il collegio di avermi invitato alla Cassa. Grazie. Grazie per il video, ringraziamo noi e te e la Cassa. Naturalmente voglio precisare, questa festa non è che la si fa per il sostegno degli iscritti. Abbiamo chiesto e ottenuto un paio di contributi dalla Cassa Nazionale Giovani e siamo fieri e siamo riconoscenti di questo, grazie. E lascio prima la parola al consigliere di Arellino, Gianluca Festa, che ci ha raggiunto in questo momento per un saluto istituzionale. Il sindaco non c'è, quindi con piacere passiamo in avanti. Piacere mio, buonasera a tutti. Io parlavo un po' con il mio collega genovese, che voi conoscerete, insomma, un bel geometra da battaglia, direi, sul territorio. E ricordavo come in realtà ho imparato, amministratore, a conoscere qual è il vostro ruolo, la vostra importanza sul territorio della CENUT, perché onestamente mi è sfuggita prima di questa esperienza amministrativa nella scorsa consigliatura che ho scritto con il vice sindaco. Mi attiravano un po' più i ingegneri, perché vedete che il riferimento all'amministratore non normalmente ingegnere. Poi avete visto invece il grande lavoro che tutti voi fate, grazie anche a Tonino, poi ho corso l'altro Tonino, il vostro presidente, ho capito che in realtà il vero parlamento siete voi, cioè sul territorio, chi fa il lavoro più tosto, più pesante, quello attraverso cui si interfaccia con la gente, con i problemi, e non solo quello tecnico, è vero, fate voi. E quindi devo dire, ho imparato questa cosa, do un merito anche ai due Tonino col tempo, con Fabrizio ci conosciamo da più tempo, ma peraltro ovviamente grazie anche a Gizia col fratello della Fortunata, e questo è un insegnamento, anzi ho molto più apprezzato la professione, e ho imparato anche a interfacciarmi di più, anche perché come medico chi vede più casi durante l'anno e i geometri vedono di tutte le specie possibili e immaginabili, ti riesce a dare un consiglio ancora più puntuale, ancora più efficace per affrontare le tante vicende che non solo le persone comuni hanno, ma anche noi amministratori nel nostro difficile ruolo, mai come in questa fase, con anche norme vigenti che sono in continua evoluzione. Chiaramente stasera è, immagino, oltre a una giornata di studio, una giornata anche ludica, immagino, anche per scambiarci gli auguri, quindi colgo l'occasione in anticipo
per farli a tutti voi, da parte anche dell'amministrazione, ma soprattutto da parte di chi ha imparato ad apprezzare veramente tanto il vostro lavoro. Grazie e buon proseguimento. Grazie Gianluca, ringraziamo anche Dino Genovese, soprattutto per la considerazione che deve avere oggi voi per il ciò, per Gianluca. Adesso passo la parola al consigliere nazionale Ezio Vendetosi, al quale è stato anche, come diceva il Presidente, conferita la nomina di segretario, e noi siamo onorati per noi e per il collegio di Avellino, che teniamo un nostro iscritto ai vertici più alti della categoria. Ezio, la parola. Il faro, il raggio del proiettore. Quando Fabrizio e Tonino, che sono miei cari amici, mi preannunciarono l'idea di abbinare alla cerimonia per la premiazione dell'amico Enrico anche la premiazione, quindi per gli iscritti con un certo numero di anni, ho fatto un po' mettere ovale e mi sono sentito proprio il peso degli anni. Vedete perché? Perché quest'anno ho compiuto 25 anni e per il passato si cominciava a premiare la signora Matucci, che è qui, che poi, ecco, esatto, lo so che mi vuoi bene, ha vissuto con me qualche premiazione e ho detto, cavolo, non mi toccherà essere premiato, porca miseria, quindi anch'io, insomma, sto tra coloro che vengono considerati un po' quelli che stanno per tirare i remi in barca. Poi è andata bene, perché insomma hanno spostato a 35 anni e quindi mi sono sentito ringiovanito. Però non posso, ecco, avere un pensiero, ecco, fare una riflessione. Non so quanto tempo che mi è consentito, Fabrizio, lo so che molti sono venuti qui per sentire gli esperti, ma insomma qualche minuto me lo concederete, proprio perché so che mi siete tutti affezionati. Oggi vengono premiati i colleghi che hanno 35-40 anni e poi ci sono i nostri senatori, e oltre che un momento di festa, oltre che, ecco, a celebrare questa attività professionale, questo impegno che è stato profuso negli anni, Io vorrei rivolgere a loro un'esortazione, uno stimolo. Oggi la categoria professionale dei geometri, ma tutte le categorie professionali, patiscono un gap generazionale enorme. Cioè abbiamo le persone che, come i premiati, che come voi, hanno un grande bagaglio di conoscenze, un grande bagaglio di esperienza, anche un grande bagaglio culturale, perché non ci nascondiamo che prima la scuola era molto più rigida, selettiva, e quindi quando si usciva con il diploma già si era in grado di affrontare il mondo del lavoro. E poi abbiamo gli altri ragazzi, qui ne abbiamo alcuni che si sono iscritti di recente, che invece arrivano, al di là dell'esame di abilitazione, arrivano ad affrontare questa professione con delle difficoltà enormi. Perché? Perché c'è l'inflazione dei professionisti, quindi c'è un mondo delle professioni che si è imbarbarito, una società che vede i professionisti non più come un riferimento proprio quasi sociale, ma come coloro che vivono dei sacrifici delle persone, perché hanno una reddita di posizione, ecco, dal 1929 impone al cittadino di passare dal professionista, e parlo di tutti i professionisti, per attività che devono svolgere, potrebbero svolgere anche senza questa figura. Ecco, io quella riflessione che facevo, e quindi quell'esortazione, ecco, a chiedere a questi colleghi che oggi stasera premieremo di spendere un po' di tempo, di impegnarsi affinché possano trasmettere a questi nuovi colleghi, a questi nuovi giovani, tutto il loro sapere. Perché oggi, ritorno a quello che dicevo prima, c'è questa differenza, cioè c'è il collega 35-40 anni di iscrizione che è un riferimento professionale, e poi c'è il giovane collega che si trova ad affrontare questo mondo e non ha riferimenti. Questa disponibilità darebbe un grande servizio alla categoria, ma darebbe un grande servizio a tutte le professioni, perché ovviamente
senza questo trasferimento di saperi difficilmente si riuscirebbe a conservare questo ruolo che abbiamo sempre avuto nella società. E quindi dico ai colleghi, adottate tra virgolette un giovane, spendete un po' di tempo, perché sicuramente questo è il modo migliore per dare una possibilità maggiore a questi ragazzi che si apprestano con grande entusiasmo ad affrontare la professione, ma che purtroppo non sempre hanno i mezzi. E quindi a questa esortazione associando un ringraziamento, perché è un ringraziamento va alle tante signore che sono in sala, le tante signore che voi sapete, tutti siamo sposati e tutti sappiamo che a fianco ad un grande uomo, se questo uomo può essere definito grande, c'è sempre una grande donna che riesce a sopportare i nostri ritmi di lavoro, i nostri orari, il stemperare le nostre tensioni. E quindi oltre al saluto e al ringraziamento ai colleghi, anche un ringraziamento alle signore che sono alla fine, oltre che l'angelo del focolare, anche coloro che riescono a farci essere dei bravi professionisti. E quindi un grazie a loro. E poi la manifestazione oggi si articola su due momenti, quello della premiazione e quello della riflessione su un'attività che probabilmente, ecco, pochi hanno sempre nel DNA del geometra, ma che è un'attività di grande interesse, e vi dirò perché. Noi come Consiglio Nazionale, qualcuno saprà che ci sono state le elezioni, quindi c'è stata un ricambio anche un po' generazionale. Il nuovo Consiglio Nazionale che sta facendo, visto che, ecco, io sono stato presidente del Collegio dei Geometri e adesso sono lì a Roma da qualche anno, non so se è stato un premio che ha avuto dalla categoria oppure un modo per, come si dice, liberarsi della mia persona. Però che cosa sta facendo questa compagine a Roma? Perché sennò si sente parlare di Consiglio Nazionale, molti di voi hanno versato anche una parte della loro quota di iscrizione per questo Consiglio Nazionale, ma che fa? In effetti, al di là di tutto quello che è stato il passato, oggi un rappresentante del Consiglio Nazionale come me vorrebbe trasmettere questo messaggio. Noi ci rendiamo conto che non è un momento facile per la categoria, non è un momento facile per tutte le professioni, vi dicevo che concetto ha di noi la società. Allora quello che stiamo facendo è seguire due direttrici principali. Uno, far conoscere il geometra, cosa può fare, cosa sa fare. Prima l'assessore consigliere Festa è stato illuminante nella sua affermazione. Bisogna avere a che fare con un geometra per capire i geometri cosa sono e cosa sanno fare. Noi dobbiamo cercare di non essere autoreferenziali. Per il passato avevamo un vantaggio, avevamo questo ruolo sociale che ci consentiva di evitare di dover promuovere la nostra figura, di dover promuovere la nostra categoria, perché erano gli altri a venire da noi. Oggi no, oggi dobbiamo farci conoscere, oggi la società, oggi la società deve cambiare idea, deve cambiare marcia. Noi su questo stiamo puntando tanto. Anche la politica non deve vedere il professionista come come colui che, uso una definizione usata adottata da dall'ex presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che molti di voi riconosceranno, come un appesantimento pari al 6% del PIL. Cioè i professionisti sono considerati come coloro che, grazie a queste norme a cui facevo cenno prima, incidono con questa percentuale tanto rilevante sul PIL. Invece no, oggi il professionista dobbiamo far capire che è un elemento di garanzia per il cittadino, è colui che garantisce la legittimità di un atto, garantisce la legittimità di un'opera, anzi è colui che si sostituisce molte volte allo Stato per sopperire a carenze organizzative, ma soprattutto per far sì che il cittadino si senta tutelato. E allora dobbiamo fare questo grande sforzo a livello locale, a livello provinciale, ma noi lo stiamo facendo a livello nazionale, per far conoscere il geometra, per far conoscere come tutti i professionisti, noi lo abbiamo fatto, lo diceva il Presidente, da qualche anno, addirittura si sono imposti una formazione professionale per affrontare con tutte le caratteristiche necessarie l'attività giornaliera, quindi per essere un riferimento affidabile e serio per tutti. E quindi anche per essere visti non
come qualcuno cerca di fare, ma come un fattore estremamente positivo per la società. E l'altro sforzo grande che stiamo facendo è quello di cercare di procurare lavoro alla categoria, ma non chiedendolo, creando i presupposti. Il primo, se ci riflettete, è la formazione, quindi essere capaci non solo di poter affrontare il lavoro che abbiamo sempre saputo fare, ma anche essere capaci di affrontare prestazioni professionali nuove, non canoniche, prestazioni professionali che nascono da nuovi ambiti, che possono riguardare l'ambiente, che possono riguardare il settore energetico, tante attività, non sto qui ad elencarvele tutte, ma noi stiamo cercando di creare lavoro proprio formando i colleghi, ma soprattutto avendo questo contatto continuo con la società, ma anche con la politica, per far capire. E vi faccio un esempio: l'Albanco, un grande lavoro che si sta facendo a livello centrale per far capire all'Agenzia delle Entrate che la riforma del catasto deve essere fatta dai geometri, perché solo i geometri la sanno fare, e non può essere fatta dalle strutture interne dell'agenzia. Perché? Perché non hanno i mezzi economici, non hanno le risorse umane, non hanno le risorse professionali. E questo è un modo per creare lavoro, così come un altro grande lavoro si sta facendo, un grande impegno si sta approfondendo nei confronti dell'Agenzia del Demanio per le attività di sdemanializzazione. Noi qui abbiamo poche realtà che hanno bisogno di questa nostra di questo intervento, ma pensate a tutte le aree di bonifica, a tutti gli enti che ormai sono stati incamerati dall'Agenzia del Demanio e per i quali non è stata mai fatta un'attività di ricognizione, un'attività di ricerca. E quindi, ecco, sembrerà banale, ma oggi come oggi noi sentiamo il peso di questa difficoltà che vivono tutte le categorie, che vivono i giovani, e quindi stiamo cercando di trovare come si dice, un momento immediato per consentire di poter recuperare. E oltre alla sdemanializzazione, e mi collego anche alla seconda parte della serata, c'è anche l'affrancazione. Ecco, l'affrancazione mi porta a pensare all'amico Enrico. Pensate che Enrico ha avuto l'idea, ha avuto la sensibilità di capire già tanti anni fa che bisognava fornire un supporto ai colleghi per poter procedere con cognizione, con riferimento ad un'attività che molto probabilmente tanti di noi non hanno mai preso in considerazione, e che invece è un'attività che può essere grande fonte di lavoro, un'attività che oggi è stata recuperata da un'attività di grande interesse, e poi sentirete le relazioni, avrete modo di capire quanto questo possa essere, queste mie parole possano trovare fondamento. Ecco, vedete, Enrico, nella sua semplicità, nel suo modo di essere, leggevo la prefazione, viene considerato una persona che aveva traeva la sua forza proprio dalla semplicità della persona. Ecco, era una persona che però proprio con questo modo di fare che caratterizzava questa figura serena, no, del geometra, era una persona che aveva questa lungimiranza, una persona che ha saputo mettere, ecco, nero su bianco delle cose che oggi verifichiamo che sono di grandi attualità. E io concludo con rappresentando l'emozione, ma soprattutto rappresentando il piacere che mi portano queste serate nel ricordare questo amico che è riuscito a dare, anche se purtroppo ci ha lasciati troppo presto, a dare e a lasciare questi supporti, questi grandi segni di professionista con la P maiuscola. E quindi va un grazie a lui che ci ha lasciato queste cose, un grazie a voi, un grazie a Valentina, un grazie a Michele, che sono sempre sensibili a partecipare a queste nostre iniziative. E quindi mi fa ricordare io qui sto nella mia terra e ci ritorno sempre volentieri, un grande irpino. E gli irpini sono persone semplici, ma sono persone, ecco, che dalla loro semplicità tirano fuori una forza che a volte è impensabile. E ecco, sono onorato anch'io di essere figlio di questa terra, di essere un irpino, e quindi mi sento veramente a mio agio, mi sento gratificato di essere qui tra voi. Grazie e buona serata. Grazie, Alessio. Il prefetto di Avellino, purtroppo impossibilitato ad intervenire, ha mandato un telegramma di saluto e di auguri. Noi lo ringraziamo e passiamo adesso nel vivo del convento, scusateci con i relatori, ma...
ma avranno capito che l'abbiamo fatto per farmi la sala, quindi avere maggiori interlocutori. Il taglio tecnico pratico, la ricchezza di linguaggio dei relatori renderanno sicuramente utile, piacevole e istruttiva la serata, anche non addetti ai lavori. Il professor Dario Iannici è docente di lettere e filosofia al liceo classico di Salerno. La sua relazione avrà un carattere esclusivamente storico, essendo centrata sulle vicende storiche relative all'istituto di uso civico attraverso i secoli e le vicende che ne hanno segnato le trasformazioni. A lei quindi, professore, il compito di deliziarci con il suo intervento. Grazie. Saluto ovviamente il presidente Santosusso, consigliere Magra, illustri ospiti, tutti voi presenti in questa sala che mi onorerete della vostra attenzione. Come ha detto il consigliere Magra, il mio intervento avrà un carattere esclusivamente storico e in maniera sintetica cerca di tracciare proprio le linee di fondo dell'evoluzione di questo istituto di usi civici connesso poi al tema del demanio attraverso i secoli, quindi una piccola lezione diciamo scolastica che spero risulti chiara, anche perché il diritto in definitiva non è mai un fatto asettico, veramente tecnico, neutro, ma si innesta nella storia, riflette sempre i cambiamenti delle epoche, dei regimi economici, delle situazioni, dei modi di produzione, eccetera. E cominceremo da lontano, ma toccheremo solo alcuni punti. L'uso civico è il diritto del singolo cittadino, non su una quota ideale, come si legge, ma un diritto illimitato e indivisibile su tutta la cosa comune. Ed è un'altra forma di proprietà, una forma di proprietà collettiva, una forma alternativa alla proprietà individuale. Non sono mai abusi, gli usi civici non sono privilegi, non sono usurpazioni, è un altro modo di possedere. Ora, due cose caratterizzano questo istituto. La sua diffusione universale, che è presente da noi in Italia e in Mediterraneo, ma in realtà in tutte le realtà insomma europee, e la sua radicata antichità. E in questo breve intervento appunto io cercherò di segnare da un lato la continuità e dall'altro i momenti di cesura, di rottura di questa continuità. E la grande cesura che vedremo è quella dell'Ottocento, fine Settecento, fine dell'Ottocento, ma l'antichità, i tre momenti fondamentali, dobbiamo farla risalire addirittura all'età pre-romana, quindi nemmeno con i romani, ancora prima. Poi toccheremo rapidamente, solo per cenni naturalmente, il Medioevo, 1500, e quindi l'Ottocento, dove c'è un cambio totale di tendenza. Per quanto riguarda appunto questa parte antica, il primo momento, quando i romani sono andati, come dice Battiato, a fondare colonie, immagini di Roma, nel Mediterraneo, hanno già trovato delle realtà, dei popoli organizzati, e prima di affermare il loro predominio, questi popoli già conoscevano il cosiddetto diritto di compasquo, sono sanniti dalle nostre parti, sono osci, sono piceni, un istituto proprio di tutta la civiltà italica. Quando Roma istituisce le colonie, allora, trova queste comunità che hanno sì dei possedimenti, dove ci sono dei possessori di fondi locali, sull'ager publicus, come circoscrizioni locali, ma anche un diritto d'uso di un terreno, si chiama ager scriptuarius, dietro pagamento di un canone. I romani mantengono la proprietà delle terre, ma queste terre mantengono appunto la loro natura di terre, diciamo, comuni, di ager compascus, lasciato al pascolo che è l'esigenza primaria di una società che ancora non conosceva in maniera sistematica l'agricoltura, ma era basata su un'economia silvopastorale. Due soli esempi vi cito, che sono documenti per cui non sono teorie. La tavola di Velleia, che è il nome di una piccola città presso Vicenza, e dove ci sono registrate le obbligazioni ipotecarie, per esempio, e oltre a tutti i nomi dei possessori, il valore dei fondi dell'ipoteca, c'è sempre scritto cum comunionibus, con riferimento cioè al fatto che esistono dei diritti comuni, cioè un uso civico. Ancora per esempio un altro esempio per quanto riguarda la tavola, un altro documento epigrafico, una tavola a bronzo
che si chiama anche sentenza minuciorum, che deve risolvere una controversia tra due popolazioni ligure, i genovesi, gli antenati di Geo, e una città vicina, appunto su una questione che riguardava i diritti su un certo territorio. Genova tenta di espandersi e vorrebbe impadronirsi in maniera totale di questo territorio, viene lasciato l'arbitrato sulla questione al Senato romano. I magistrati romani definiscono i termini di questo accordo, tra le altre cose si legge che una porzione di questo agro pubblico, chiamato Ager Compassus, cioè destinato appunto al pascolo comune, era destinato esclusivamente agli usi comuni, cioè pascolo, raccolto di legno, e oltre alle altre città limitrofe a Genova, anche altre popolazioni più distanti avevano diritto di pieno utilizzo di questi territori. Quindi questo diritto antico non è una clausola estemporanea, quello che ci dicono gli storici, che ci dice la storia, non sarà inventata lì per lì dai romani, ma era già presente, quindi radicata nelle popolazioni preesistenti all'arrivo dei romani. Questi usi civici sono o gratuiti o onerosi, cioè bisognava pagare appunto una tassa, si chiama Vectical, da parte di tutto il gruppo vicinale, cioè il villaggio, la comunità che si chiama Vicus, anche quando a questo gruppo comunità non viene riconosciuto il carattere di un'organizzazione, cioè di ente pubblico, una piena capacità giuridico pubblica. E questi sono casi diffusissimi nell'Italia settentrionale e anche nell'Italia centro meridionale. Poi questi compasqui antichi sono sempre rimasti tali, tali sono rimasti gli usi civici, altri invece, quelli istituiti dai romani, progressivamente vengono, come dire, trasformati in proprietà private da possessori di fondi vicini. Cioè la storia si ripete, vale a dire che le usurpazioni dei pagani, che usano pieni, sono di fascino e di archivi di Sa, cominciano 2200 anni fa, non sono un fatto recente, nil sub sole nobile da questo punto di vista. Per esempio, una testimonianza ce l'abbiamo nel primo secolo dopo Cristo da un autore che si chiama Frontino, che ci dice proprio chiaramente che molti hanno invaso queste terre che non erano difese, le hanno messe a coltura, occupate abusivamente questi fondi attivi e che erano rimasti vacanti per vari motivi. Che cosa fa l'autorità? Come sempre, una sanatoria. L'imperatore Domiziano, dopo un primo tentativo per annunciare Vespasiano, deve riconoscere il diritto di questi possessori illegittimi di questi terreni che si chiamano subsessiva, per risolvere questa questione che aveva dei risvolti poi sociali anche molto gravi, ed era un provvedimento molto apprezzato in quanto proprio riusciva ad allentare questa tensione che si era generata in Italia proprio sulla occupazione illegittima e sul fatto che gli occupatori pretendevano la legittimazione di questi territori abbandonati. Ma il caso forse più famoso e più noto per noi è quello di Pompei. Dopo l'evoluzione del 63 tutte le terre dell'agro pompeiano sono abbandonate. Anche l'agro pubblico, anche quello dove c'erano appunto usi civici, diciamo per semplificare, riconosciuti, vengono abbandonati. Dopo un po' di tempo i possessori di fondi delle città vicine ovviamente occupano questi territori e ne chiedono la privatizzazione. Nel tanto impero, per esempio, i due imperatori devono emanare delle leggi apposite per difendere, per tutelare questi prati provinciali dalle molestie, dagli usurpatori di cui erano frequentemente oggetto. E nel tardo impero che cosa succede? Col passare del tempo si formano in Italia meridionale due nuove realtà che si chiamano il Saltus e le Masse, da cui deriva quel nostro termine della masseria, che è un'unità economico-produttiva da noi ben conosciuta. La campagna si stacca dalla città, i beni vacanti, buona vacanza, i beni ecclesiastici, i beni delle città, passano spesso nella mano degli imperatori. Si creano queste, che poi li concede ovviamente a dei possessori. Questi Saltus, per esempio, sono delle vere e proprie unità autosufficienti. Qua vivono con delle leggi, diciamo, autonome, che si chiama la consuetudo fundi, la consuetudine del fondo, moritori, fabbri, donne che fanno il pane, donne che producono la lana, addirittura si trovano rifugio dei criminali, quasi fossero dei piccoli stati, diciamo, autonomi, e anche in queste grandi unità produttive che sono in Saltus dell'Italia meridionale, anche qui è riconosciuto sempre dalla consuetudine l'uso civico comune di tutti i membri che fanno parte di questa unità. È anche bene ricordare che gli usi civici non nascono mai da pattuizioni, da carte, da documenti scritti, è sempre l'uso
antico che determina l'esistenza. I Goti, i Bizantini, siamo nel periodo medievale, i Longobardi, popolazioni barbariche che, cito ottimamente anche De Vandis nel suo libretto, vengono in Italia e non fanno altro che ratificare questa situazione. Gli storici qui discutono per vedere se, come noi conosciamo, il diritto feudale, insomma, l'uso civico medievale sia di origine germanica, ma la teoria più accreditata è che in realtà era noto tanto ai romani quanto ai germani, che quando sono arrivati i barbari, diciamo, i loro istituti siano scivolati, per così dire, nel preesistente istituto romano già presente. Quindi quando si tutti gli atti di vendita, per esempio del IV, V, VI secolo, nei Bizantini o nei Goti, portano sempre le diciture che il bene viene venduto cum silvis, con i deserti, i boschi, i prati, i paschi e tutte le appendici e tutti gli usi esistenti. Quindi non c'è soluzione di continuità. Addirittura sappiamo che i musulmani, quindi nella Sicilia Anatra, per esempio, riconoscono che l'acqua, il fuoco, l'erba erano da considerarsi una res communis, una cosa comune. E così anche i tedeschi risparmiano le varie definizioni. Arriviamo all'età medievale, il secondo punto. Nel XVI secolo, XVII secolo, già esisteva in qualche modo un diritto che tutelava ampiamente gli usi civici. Alcuni giuristi napoletani, Marino Freccia, citano molti altri, cercarono di tutelare sempre in questo periodo gli usi civici delle popolazioni, sui feudi, attraverso tutta una costruzione giurisprudenziale per bilanciare la prepotenza, la preponderanza dei baroni, dei feudatari. E qui in questo periodo si cominciano a precisare le varie tipologie di forme di proprietà: l'allodio, proprietà privata personale, gravissima, il demanio, questa parola che ricorre adesso nelle fonti, diciamo, medievali. Il demanio può essere comunale, detto anche universale, perché universitas, università è il termine che all'epoca definisce quello che è il nostro comune, oppure demanio feudale dall'altra. Il demanio è una terra di diritto pubblico, demanio bene patrimoniale dell'università, cioè di rente territoriale, è sottoposto ad usi civici, e su questo i cittadini hanno ampi usi civici in virtù del condominio originale, cioè in virtù del fatto che si sono una comunità organizzata resistente al feudo. Il demanio feudale invece lo restringe un po', il demanio feudale lo ammette in determinati casi, per esempio, oppure lo sottopone a pagamento di canone. E altre nuove restrizioni sono date alle cosiddette difese, la toponomastica, per esempio lo studio della toponomastica da noi, l'archivio di Stato degli Olivi, in questo ha fatto un lavoro molto pregevole, è molto importante perché lo studio dei toponimi ci consente anche di risalire in qualche modo alla destinazione economica originaria di quel territorio. La difesa, difesa, difesetta, difesa, la si trova sempre nelle carte, nelle nostre carte, indica una parte che era sottratta, pur essendo demaniata, all'uso civico, per ragioni di rimboschimento per altri motivi. Questi usi civici medievali rappresentano una forma di uso collettivo, promiscuo e libero del territorio. Sono i più vani, sono presenti dovunque, di portare armi per tagliare, per raccogliere le piante, le castagne nel Cilento, le fragole, l'approvvigionamento di tutti quelli che sono i beni primari per l'esistenza stessa delle popolazioni. Quindi è un fatto giuridico, non è un fatto sociale, è un fatto economico. E uno dei modi più, cioè una delle fonti più importanti per conoscere bene in dettaglio questa cosa sono i cosiddetti relevi fiscali. Cos'è il relevo? Quando moriva un feudatario, marchese, duca, principe, teoricamente questo il suo bene passava al re, il quale poi lo doveva concedere, conservando una proprietà, e di norma ovviamente lo concedeva al figlio. In questo passaggio si pagava una tassa che si chiama relevio, e naturalmente questi documenti, come sempre il problema dei rapporti col fisco è piuttosto, insomma, spinoso, quindi il feudatario cercava di dimostrare che quelle terre non erano soggette a tassazione. Quando si trattava di dover indicare in questa denuncia, semplifichiamo un po' di successivo, ma al tempo stesso quando si trattava di riscuotere da parte dei cittadini invece il canone dello sfruttamento del terreno, invece lo facevano valere come un bene gravato appunto da canone. E quindi nel 500 cominciano a sorgere appunto delle cause circa la natura del bene
e circa la presenza o meno degli usi civici, proprio in questa circostanza. E allora nasce l'idea delle carte. In questo periodo nascono le carte, cioè i documenti scritti, che non sono documenti con cui vengono istituiti gli usi civici, ma una sorta di ricognizione con la quale bisogna in qualche modo cercare di definire le franchigie, i patti, i documenti scritti che difendono i diritti delle comunità locali all'uso del territorio. Queste sono per lo più delle città, ma non mancano sicuramente anche nei nostri piccoli paesi. Io, per esempio, conosco un pochino gli statuti, così si chiamano in genere, del 500 di Aquilonia, che è il paesino dell'Alto Irpinia, e qui se li leggiamo per quel poco che ci è rimasto, vediamo che i diritti dei cittadini sono ampiamente garantiti. Hanno il diritto esclusivo a legnare nei boschi delle mani, il diritto esclusivo di portare armi, cioè strumenti, non armi, insomma, combattimenti, strumenti per il taglio delle querce, concessioni particolari che venivano considerate grazie, ma di fatto esistevano da parte del feudatario anche su quelli beni demaniali posti in difesa. Norme, per esempio, che consentevano ai cittadini di entrare nei fondi in tempo di guerra dove meglio gli parrà. E tutti questi articoli degli statuti sono sempre sanzionati alla fine con l'espressione giusta l'antico solito, quindi la tradizione ininterrotta. Quando cominciano a essere intaccati, ridotti, quando si ha un cambiamento forte nel modello economico della società. 1500 la selvicoltura comincia a declinare, si afferma la granicoltura. Quelle colline che noi vediamo nell'Alto Irpinia tutte a passo da grano, non sono sempre state così. La granocoltura lì si è cominciata a diffondere nella prima metà del 1500. Granicoltura significa disboscamento, significa chiudere le terre, quindi sopprimere gli usi civici. È lì che comincia, quindi, la contesa tra la popolazione e chi dal punto di vista economico intendeva variare appunto la destinazione produttiva del bene. Ma il colpo finale, il cambio completo di marcia si ha alla fine del Settecento e primi dell'Ottocento, a seguito della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese abolisce il feudalismo. E l'affermazione sul trono di Napoli della di Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, porta una conseguenza molto importante da questo punto di vista, una serie di provvedimenti legislativi con cui si abolisce la feudalità, 1806, e si proclama la divisione in massa dei demani. Lo scopo qual è? Trasformare le campagne meridionali, immaginare nel sud la Champagne francese, tanti piccoli poderi, tante piccole aziende produttive con un unico proprietario senza più gli usi civici. Quindi bisognava in questo caso... C'è un'impronta di origine ideologica, naturalmente, che è quella rivoluzionaria francese, il sogno di una trasformazione rapida e completa che avrebbe fatto entrare il sud nella modernità, non più i demani boscosi con gli usi civici, ma le piccole proprietà appoderate, diciamo così. E queste leggi, se le andiamo a studiare, sono veramente interessanti, come gli atti che ne conseguono. L'archivio di Stato di Lino ha un filone straordinario, un documentario straordinario di atti demaniali. Qui è possibile seguire tutta questa storia, ma qual è stata la fine? Ha avuto successo o meno? Questo ci chiediamo. Trasformare radicalmente queste campagne meridionali, la modernizzazione, eliminare gli usi civici, superare le incertezze sui titoli di possesso, tutte queste cose qua, hanno avuto o meno successo? Io la storia dice di no. La questione demaniale, la soppressione degli usi civici è durata oltre 100 anni. Siamo nel periodo mussoliniano, vediamo altre leggi devono liquidare, come si dice tecnicamente, gli usi civici, senza arrivare però a trasformare economicamente il sud, no? La storia della soppressione degli usi civici, della cotizzazione delle terre pubbliche, documenta un deterioramento generale anche del clima di convivenza sociale. Agrimensori, agenti demaniali, poi intendenti, prefetti, sovrapposizioni di poteri giudiziari, arbitrali, notari, ricerca di carte, assenza completa di piante, di cartine, le prime, sarebbe stato interessato a vedere qualcuno, dagli agrimensori, come si chiamavano i geometri, allora sono proprio del 1806, creano una tale confusione e una tale lotta
sociale anche all'interno dei comuni, senza arrivare ad esiti sostanzialmente positivi in tema di rinnovamento appunto economico. Le tasse per la localizzazione sono pagate dalla popolazione e io direi che anche gli assalti alle terre, se pensiamo bene, tra fine 800 e anche quelli del 900, in realtà da parte dei contadini meridionali non sono mai stati assalti alla proprietà terriera. Sono stati sempre assalti a quelle terre che la memoria collettiva riconosceva come terre demaniali. Alla fine ogni contadino, quando dove si è realizzata la localizzazione, ha avuto pochissima terra, non ha avuto credito, questo poi è un altro discorso storico, ha potuto solo vendere, alienare e poi partire per altre destinazioni. Anche dopo l'unità nazionale la situazione non si è sbloccata, no? Il decreto del 1861 non riuscì a risolvere questa situazione, anche il regime fascista, con tutto il peso della sua autorità del 27, creò un commissariato per la liquidazione della questione demaniale degli usi civici, senza però riuscire a sopprimerla, e altri regolamenti di cui non vi parlo, e si arriva poi ancora al 1981, qui siamo nel campo delle leggi regionali nostre, per le quali io non ho competenze, diciamo che la storia in un certo senso da questo punto di vista la possiamo concludere qui, però c'è una cosa importante. Mentre giustamente i comuni, come si ricordava anche prima, battono cassa, quindi la necessità di realizzare, come dire, dei proventi, io scopro che proprio dalle nostre parti esiste per esempio un centro studi sugli usi civici e i demani nell'Italia meridionale a Salerno, con sede a Salerno, che collabora con l'Università degli Studi di Trento, un'associazione presieduta dall'avvocato Giuseppe Di Genio, che ha uno statuto molto variegato, che prende in considerazione gli usi civici, ne rileva l'importanza storica, culturale, istituzionale, giuridica, ambientale, archeologica, turistica, e si propone la loro piena valorizzazione, la tutela, la fruibilità. Cioè torniamo un'altra volta a dibattere se questi usi civici debbano essere liquidati, soppressi, oppure, come pare da qualche parte, addirittura tutelati e valorizzati. E si assiste a una tendenza nuova questa qua rispetto allo schema della liquidazione. Qui si viene propugnando la difesa d'oltranza e la valorizzazione diffusa di questi beni misti, in quanto percepiti come espressione di diritti fondamentali delle comunità locali ed eredità dei padri e futuro dei figli, attraverso ovviamente forme nuove e idonee di gestione dei beni pubblici. Quindi, mentre il secolo scorso si affannava a liquidare la questione delle terre comuni, oggi si torna per esempio a proporre che i demani comunali siano affidati a cooperative di giovani, ci sono dei progetti proposti legislativi in tal senso, che possono valorizzarli e utilizzarli poi a fini economici. Addirittura il demanio non solo quello, diciamo, classico dei comuni, il demanio aeronautico, militare, stradale, ferroviario, insomma, una rinascita, perché si insiste sul valore sociale progressivo di questi antichissimi usi civici, aperto ad una visione più ampia dell'uomo, della comunità locale, del suo rapporto con il territorio. Addirittura questa associazione, che ripeto collabora con l'Università di Trento, propone la creazione di una corte internazionale per la tutela dei demani, la creazione di un pool, di un elenco di avvocati, geometri, esperti demanialisti nei diversi settori, agronomi, ingegneri, e di servizi al cittadino proprietario o utente dei suoi interessi anche di tipo diffuso e collettivo, per predisporre nuovi statuti e regolamenti anche di uso civico, contratti agrari e via dicendo. Insomma, sembra che questo tema, che è un tema storico che io ho soltanto, diciamo così, accennato, toccato, sia un passato che non passa. Io stesso vi dico la verità, sono rimasto sorpreso dal tema che ultimamente, insomma, il vostro collegio ha proposto alla riflessione, che merita sicuramente approfondimenti sia di carattere storico che tecnico, giuridico sicuramente. Io mi avvio a concludere per non togliere tempo. Condivido personalmente il pensiero di chi pensa che il tema degli usi civici fa parte di un passato che non passa, che è un tema ricco di implicazioni, non solo così, ecco, limitate al presente, ma di implicazioni civili, umane e generali, degno di essere studiato. Faccio mio il motto della situazione dell'avvocato Di Genio, che cita la poesia di Pablo Neruda: chi non conosce gli usi civici non conosce questo pianeta.
da quelle terre, da quel fango, da quel silenzio, io sono uscito ad andare a cantare per il mondo. E anche per noi, per me in particolare, valgono le parole di Neruda: chi non conosce gli usi civici non può capire appieno la terra e la società alla quale appartiene. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Iannucci, ritengo che le argomentazioni che ci hanno fatto, le sue argomentazioni ci hanno fatto rivivere le stesse emozioni provate dal nostro Enrico De Panis nello scrivere e pubblicare il suo testo su De Panis Feudale. Grazie a Paola. Proseguiamo ora con l'intervento del notaio Fabrizio Pesani, giovanissimo ma affermato professionista del distretto di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, con un prestigioso studio in Piazza Libertà. Lui è anche docente di diritto civile presso l'Università Federico II di Napoli. Il suo intervento toccherà gli aspetti pratici della trancazione, suscitando sicuro interesse alla platea. Quindi passo subito la parola al notaio Pesini, che ascolteremo con molto interesse. Grazie Fabrizio, grazie Presidente, Consiglio Direttivo, Gerardo Manzi e il professore Dario Iannucci che mi ha preceduto nella relazione. Devo dire molto interessante, effettivamente il tema degli usi civici affonda le radici nella storia e quindi è necessario conoscere la storia per riuscire, come dire, oggi a tirare le fila di una materia così interessante e importante. E devo dire grazie anche di avermi invitato a riflettere ancora una volta su questa materia con una figura professionale in sede con geometri particolarmente qualificata nell'affrontare questo tipo di tematica, e perché appunto siete i candidati principali ad essere i veri istruttori di usi civici degli elenchi regionali, sia perché esperti di catasto, particolarmente esperti di catasto delle procedure, esperti di estimo, quindi in valutazione dei fondi, dei canoni, dei enfiteutici, dei corrispettivi di affrancazione, della rivalutazione. E quindi grazie ancora di questo invito, e per iniziare un ragionevole excursus su tutti i punti che sono particolarmente sentiti dalla vostra e dalla mia categoria in tema di usi civici, inizio da una sentenza del Consiglio di Stato del 2013, credo marzo-maggio, la 1698, su un caso specifico. Così partiamo dal caso concreto e analizziamo i principi. Una certa società aveva chiesto e ha chiesto al comune di Condossi Terme la possibilità, avendo avuto un'autorizzazione regionale, all'installazione di un parco eolico di 32 aerogeneratori, 5 dei quali dovevano essere installati su un terreno demaniale su cui c'era uso civico. Ovviamente la giunta regionale della Campania, che è l'organo deputato, come sapete, dopo la soppressione delle competenze ministeriali e del commissario degli usi civici, dopo il DPR 616 del 77, la competenza in materia di usi civici è stata trasferita alla regione. E tutte le competenze del Ministero e del Commissario degli Usi Civici sono state trasferite, e lo dice anche la legge regionale che citava prima il professore, la numero 11 dell'81, legge regionale della Campania, sono state trasferite alla giunta della regione Campania. La giunta ha negato l'autorizzazione. Lo fa per un motivo, diciamo, procedurale, perché il comune non aveva rispettato una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto interessato a quel terreno gravato dall'uso civico. Diceva, no, il comune doveva individuare l'interessato all'utilizzo di quell'uso civico con dei bandi di gara, con evidenza pubblica, stimolando l'attenzione della popolazione. Però in realtà la sentenza approfitta per fare delle considerazioni sui poteri della regione in tema di uso civico e sul sindacato che la regione Campania può operare su un mutamento di destinazione d'uso o sull'alienazione di un terreno
comunale gravato da un suo civico. E ci dice che il legislatore, nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali gravano i civici, ha sancito tendenzialmente come regola l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione d'uso. In particolare, lo sapete, sono quei famosi terreni, li vediamo dopo, di categoria A, che sono quelli bosco o pascolo permanente, categoria A delle terre civiche, che sono la categoria B, che è un po' più elastica. E solo in via d'eccezione, dice la sentenza, ma lo dice la legge del 1927, la nazionale, quella generale in tema di usi civici, la 1766, solo in via d'eccezione dà la possibilità di richiedere l'autorizzazione, oggi di competenza della regione, ieri del ministero, a derogare dei predetti limiti, e che è quindi un fatto eccezionale. In tale scia, dice la sentenza, le terre appartenenti ai diritti civici risultano di norma incompatibili con l'attività edificatoria, per l'evidente ragione che privatizzano a tempo indeterminato un bene, sottraendo spesso definitivamente alla pubblica utilità i benefici provenienti dalla terra, dai boschi e dalle acque. L'autorizzazione ha l'effetto di privare i componenti della collettività, che ne sono i veri titolari, dal beneficio per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l'utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo. Immaginate appunto l'aerogeneratore del parco eolico. La sentenza richiama ancora la legge regionale numero 11 dell'81, che testualmente consente l'alienazione dei terreni gravati da uso civico, ovviamente, che hanno perso l'originale destinazione agro-silvo-pastorale, quali per esempio i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali e produttivi, per arrivare poi a dire che comunque la regione ha un potere di sindacato pregnante nel valutare se, in sintesi, nel conflitto di interessi tra l'uso civico, quindi l'uso che la collettività fa del terreno, e l'uso che la società, in questo caso Alfa, che intende installare gli aerogeneratori, vuole fare del terreno, vi sia un interesse comunque super individuale della collettività. Insomma, la sentenza dice che è necessario valutare complessivamente, cercando di intravedere nella diversa nuova destinazione un beneficio presente e futuro per la generalità degli abitanti. Questo fa capire quanto sia ancora particolarmente sentito il problema dell'uso civico. Teniamo sempre presente ancora che la Regione Campania nel 2010 ha emanato una legge regionale in tema di compatibilità tra uso civico e realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ora, perché l'uso civico, lo diceva anche il professore, sta vivendo, lo diceva anche Fabrizio Marra, sta vivendo un nuovo clima, come dire, una nuova alba? Un po' l'abbiamo visto perché i comuni fanno cassa, ma i comuni fanno cassa con le affrancazioni, con i canoni enfiteutici, perché sono compulsati dal problema della responsabilità erariale, a cui possono andare incontro se non esigono i canoni e le affrancazioni. Ma poi si innesta su questo discorso degli usi civici, anche qui l'evoluzione storica ci aiuta a capire l'evoluzione attuale dell'utilizzazione dei terreni, perché è ovvio che noi stiamo in qualche modo valutando che c'è stato un passaggio abbastanza, come dire, netto tra l'utilizzazione del fondo per la sua utilizzazione diretta e naturale e il miglioramento come bene primario da cui ricavare il proprio sostentamento,
alla trasformazione, all'esigenza della trasformazione irreversibile del fondo come valore in termini anche di speculazione, perché sempre più spesso voi vedete che sul terreno destinato all'uso civico c'è la possibilità concreta che vengano realizzate delle costruzioni, dei parchi eolici, delle cave. La legge urbanistica, la normativa urbanistica ha tentato in qualche modo di arginare le speculazioni che si possano in qualche modo operare sul territorio. Un po' la legge Galasso con l'articolo 1 ha imposto un vincolo paesaggistico sui terreni tra l'altro uso civico. La legge 47-85, lo sapete, se ci sono degli amministratori presenti, sanno che il sindaco prima e il dirigente ora, in presenza di un abuso perpetrato su un terreno con uso civico, ha l'obbligo della demolizione, dell'ordine di demolizione del ripristino. Il testo unico in tema di beni paesaggistici, tutela dei beni paesaggistici e storici, ha imposto un vincolo paesaggistico in tema di terre di uso civico. E anche qui, in tema di sanabilità dell'abuso perpetrato su un terreno gravato da uso civico, abuso edilizio ovviamente, c'era una tendenziale, come dire, istinto alla insanabilità della costruzione realizzata abusivamente, ammorbidita dal condono del 47-85, il primo condono, e dal secondo condono, che invece hanno ammesso la possibilità di sanare l'abuso edilizio laddove il titolare del dominio diretto fosse riuscito a procurarsi l'assenso del concedente, dell'ente proprietario. Il terzo condono invece questo non lo ha ammesso. Quindi l'esigenza, come dire, di analizzare a fondo il tema dell'uso civico deriva anche dal profilo legato allo sfruttamento del terreno gravato d'uso civico in termini diversi dal suo sfruttamento tradizionale, quindi per attività per esempio edilizie, ma anche perché chi ha realizzato un fabbricato su un terreno ha voglia di negoziarlo, ha voglia di accedere al credito. E ovviamente quando chi ha realizzato un fabbricato su un terreno gravato d'uso civico non ha la piena proprietà dell'area di posa e così del fabbricato che si è realizzato sul suddetto terreno, ovviamente non ha la possibilità di rispettare la normativa in tema, per esempio, di conformità catastale attuale, oppure non ha la possibilità ovviamente di dimostrare alla banca con la relazione ventennale la continuità negli anni. Ovviamente immaginerete che la banca che vuole concedere credito intende iscrivere un'ipoteca sulla piena proprietà, non certo su un dominio diretto, quindi su un diritto limitato. Quindi c'è l'esigenza di chi ha un diritto ridotto di utilizzazione del suolo, giuridicamente ma anche catastralmente, quindi di acquisire la piena proprietà, quindi una situazione giuridica di appartenenza del bene assolutamente piena ed assoluta. Il nostro caso in generale, il problema del livello e dell'uso civico e delle enfiteusi, vede come dire un minimo comune denominatore nella fattispecie, cioè un soggetto proprietario del terreno, che può essere l'ente pubblico, la collettività, un ente ecclesiastico, un privato, che subisce il godimento singolo o di una collettività di altri, insomma in qualche modo c'è qualcuno che ha diritto di godere il bene altrui. Ora può essere una collettività, come ci diceva il professore Iannici, quindi siamo in presenza di un uso civico, oppure può essere un singolo e siamo in presenza del livello degli enfiteusi. I problemi che
che coinvolge la materia sono non solo quelli di distinguere il fideus in livello e uso civico, ma quando di capire come si individua l'uso civico, se ci sono dei registri, c'è un ufficio che possa certificare l'assenza o la presenza dell'uso civico, come chi gode del terreno altrui, diciamo altrui genericamente, possa liberare il terreno e acquisirne la piena proprietà, la famosa affrancazione, in che misura chi gode del terreno e lo possiede, utilizzandolo, possa usucapire il dominio diretto e quindi consolidare su di sé la piena proprietà. In che misura chi gode del terreno gravato d'uso civico o da proprietà del concedente possa mutarne la destinazione d'uso, realizzando strutture che tradiscono la vocazione silvopastorale? Come si possa ragionevolmente, uso il termine ragionevolmente non a caso, calcolare qual è il canone giusto di enfiteutico e qual è quindi di conseguenza il capitale di affrancazione, soprattutto laddove siamo in presenza di un terreno agricolo oppure edificabile oppure di un terreno edificato, e quindi capire se per esempio il fabbricato che si è realizzato sul terreno sia rientri nel concetto di miglioramento e quale sia l'ultimo problema per la procedura di affrancazione, cioè come possa in qualche modo il privato che sta godendo in via esclusiva di quel terreno liberarlo e riuscire ad acquisire la piena proprietà, se ci vuole un contratto, un negozio unilaterale o basta la determina o la delibera dell'ente concedente. Le prime due figure, quella dell'enfiteusi e del livello, sono di più agevole analisi, non fosse perché il conflitto che si pone tra soggetti è di tipo privatistico, l'interesse privato. Nel caso dell'enfiteusi è il diritto di utilizzare il bene altrui per un periodo non inferiore a 20 anni o perpetuamente e goderne i frutti con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone. Dominio utile sganciato dal dominio diretto. E guardate, concedente, cioè titolare del dominio diretto, può essere anche un comune, può essere anche l'ente ecclesiastico, oltre ad essere un privato. Il livello è qualcosa di molto simile, infatti voi sapete, ma molto meglio di me credo, che l'enfiteusi e il livello sono stati accostati nel tempo anche dalla legge speciale. Il livello in realtà nell'epoca medievale era ricostruito con una vendita del terreno a termine finale, quindi la proprietà passava in proprietà ad un altro soggetto che lo coltivava, lo migliorava, con l'obbligo di pagare una certa somma mensile o annuale, ma al termine del periodo di durata del rapporto il terreno tornava indietro al vecchio proprietario. Le due figure sono oramai assimilate, con le dovute differenze giuridiche. L'enfiteusi è il diritto di godimento su un bene altrui, il livello, così come ricostruito storicamente, invece è un trasferimento della proprietà del fondo a termine che poi all'esito del termine torna indietro. Gli usi civici sono molto più complicati, perché noi dobbiamo distinguere all'interno dell'uso civico così genericamente inteso tra il demanio civico, e cioè quei terreni che appartengono alla collettività, dalle terre private gravate dall'uso civico. Il demanio civico è particolarmente importante, non fosse altro perché copre un decimo del territorio nazionale, circa 9 decimi sono dei comuni,
circa i 5 sesti di quel decimo, e circa un sesto di quel decimo sono di comunità agrarie. Qui l'uso civico, che è esattamente quello che ha esposto il professore, cioè il diritto di godere collettivamente, non come singolo, ma come componente di una collettività organizzata, di quel terreno, coltivandolo, pascolandolo, attingendo acqua, quel godimento è quindi operato da una collettività su un terreno che è di proprietà della collettività. Lei, il comune, non è il proprietario di quel terreno, il comune è soltanto l'ente esponenziale e il gestore della rappresentanza e dell'amministrazione di quel terreno. Quindi vedete come in realtà il comune sta amministrando un bene che non è suo, è della collettività. Questo è il denaro civico, molto più forte di quello che immaginiamo. Ed è tanto forte il vincolo del denaro civico che tradizionalmente viene assimilato al denaro, e cioè alle caratteristiche generali del denaro, della incommerciabilità, cioè la negoziazione di un terreno civico è affetto da nullità, l'atto sarebbe nullo. Così come non è usucapibile, non è prescrittibile ed è insuscettibile di mutamento di destinazione d'uso. C'è un vincolo reale ed assoluto su quel terreno ed è tendenzialmente perpetuo. Come già vi dicevo prima, le terre civiche sono classificabili in due categorie, lo dice la norma del 27. La categoria A, che è tendenzialmente un vincolo perpetuo, che sono i boschi e il pascolo, e la categoria B, che è la coltura agraria. A parte due eccezioni, che sono la legittimazione del possessore abusivo decennale e il procedimento di conciliazione, sui quali non mi addentro perché sono due procedure autonome, tendenzialmente è la regione che classifica un terreno come A o come B, e non è indifferente la classificazione come A, pascolo o bosco, e B, coltura agraria. Non è indifferente perché la categoria A resta di proprietà pubblica permanente, e eccezionalmente, ecco la sentenza del Consiglio di Stato, il caso del Consiglio di Stato 2013 era proprio un bosco. Ebbene, eccezionalmente, su sollecitazione del comune, a sua volta sollecitato dal primato, la giunta regionale può eccezionalmente, dimostrando l'interesse pubblico, prevederne la negazione o il mutamento di destinazione d'uso. Senza di questa, chiamiamola, demanializzazione, l'atto sarebbe nullo. Nel caso della categoria B, coltura agraria, stiamo sempre, attenzione, nel genus demanio civico, cioè terre che appartengono alla collettività, non sono di proprietà privata. Nel caso della categoria B, coltura agraria, il bene viene ripartito in quote, la quotizzazione si chiama, e viene assegnato in enfiteusi al singolo. Questo singolo quindi lo riceve in enfiteusi. Devo dire che poi la dottrina dice no, in realtà gli è stato già assegnato in proprietà con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica, però è un sofisma che però ha dei riflessi pratici. Comunque, la terra di categoria B, il demanio civico di categoria B, coltura agraria, viene quotizzato, viene assegnato in enfiteusi al soggetto privato, quindi diventa di proprietà privata, ma può essere alienato solo dopo l'affrancazione dal canone. Il canone enfiteutico, lo immaginate, è imposto al soggetto privato per in qualche modo compensare il fatto che la collettività non ne può più godere. Cioè, noi dobbiamo avere riguardo al fatto che mentre il denaro civico con l'uso civico permette a tutta la collettività di godere,
e quindi di pascolare o di coltivare o di raccogliere legna, nel momento in cui io lo assegno ipotizzando ad un soggetto privato, io ne do anche il godimento esclusivo e in corrispettivo il soggetto deve non solo migliorarlo ma deve anche pagare un canone enfiteutico che è il corrispettivo appunto del godimento esclusivo che ne ha. Prima della francazione, guardate che questo è importante, prima della francazione il terreno non è negoziabile, l'atto è nullo. Ma siamo ancora nella categoria terre civiche, demanio civico. Quando la competenza dallo Stato è passata alle regioni con il DPR 616 del 77 e quindi la competenza nel nostro caso generale è passata all'assessorato agli usi civici e all'agricoltura, nel nostro caso è la giunta della regione Campania, il servizio degli usi civici e il servizio 2 che ha sede al centro direzionale a Napoli. Bene, con l'abolizione quindi delle competenze del Ministero dell'Agricoltura e del commissario degli usi civici c'è stato un assalto alla diligenza, perché come anche diceva il professore Iannice, in realtà la legge del 27 tendeva alla liquidazione degli usi civici, non li voleva conservare, ma ancora oggi, poi tutte le leggi regionali che sono seguite, perché in realtà l'uso civico è vissuto come un qualcosa di anacronistico, l'uso civico mero. E spesso gli stessi comuni, i piani regolatori generali, i loro strumenti di pianificazione, prevedono delle destinazioni edificabili di quei terreni, diversi dalla destinazione silvopastorale o agricolo comunque in generale. Quindi come vedete, c'è un tendenziale mutamento di prospettiva nella verificazione dell'attualità o della, come dire, ragionevolezza della permanenza dell'uso civico. Passiamo invece all'uso civico che può più interessare l'operatore privato, e cioè l'uso civico su fondi privati. Chiuso il capitolo del demanio civico, e abbiamo detto che anche lì, in certi casi, per le colture agrarie c'è la possibilità dell'attribuzione di enfiteusi con affrancazione. Nel caso di uso civico su fondi privati invece, l'uso è sempre della collettività, ma la proprietà è privata. Capite come è strana come situazione? Io ho un terreno e c'è una collettività che viene a pascolare sul mio terreno. Questa è una ipotesi che si avvicina, come vedete, molto di più alle enfiteusi e al livello, molto di più. La particolarità di questi terreni è che sono liberamente commerciabili, non hanno il regime del demanio, dell'incommerciabilità, perché se no l'atto sarebbe nullo, no? Questi sono commerciabili, il problema è che vengono commerciati e trasferiti con il gravame dell'uso civico, ovviamente, che non si può esprimere. C'è un vincolo di destinazione su quel terreno alla collettività. Come si fa ad ottenerne allora il godimento esclusivo? Cioè c'è un proprietario di un terreno gravato da uso civico e quindi ne gode di quel terreno tutta la collettività, ma il proprietario desidera averne l'uso esclusivo. Può farlo col procedimento di liquidazione dell'uso civico. Il comune, su autorizzazione della regione, impone al soggetto un canone enfiteutico che ha natura uguale a quella che abbiamo visto prima, con la differenza che mentre qui lui è già proprietario e il canone anche qui è un corrispettivo per il fatto che non è più la collettività a poterne godere di quel terreno, ma lui, esclusivamente lui. Si concentra finalmente sullo stesso soggetto la proprietà del terreno e il godimento esclusivo, ma deve pagare il canone enfiteutico perché c'è ancora l'uso civico. Può ancora fare qualcosa, non è finita qua, c'è il canone enfiteutico, ma lui non basta. Lui vuole affrancare il terreno, vuole liberare definitivamente il terreno dall'uso civico e può farlo. È un diritto potestativo del privato
di liberare definitivamente il terreno dal canone inferiore. Quindi i passaggi delle terre private gravate d'uso civico sono due. Il primo passaggio è la liquidazione dell'uso civico, per cui da un godimento collettivo si passa a un godimento esclusivo del soggetto proprietario con l'imposizione del canone infidentico da parte del comune. Il secondo passaggio è più forte, perché il privato può affrancare dal canone infidentico il terreno e quindi acquisire finalmente la piena ed esclusiva proprietà, cioè finalmente quella situazione giuridica di appartenenza assolutamente assoluta e perpetua. E qui i primi dubbi giuridici. La circolare dell'Agenzia del Territorio numero 2 del 2004 dice: non si deve trascrivere questo effetto dell'affrancazione, perché in realtà il privato è già proprietario. Quello che fa l'atto di affrancazione è solo liberare, espandere il diritto che già c'era, era compresso dal canone infidentico, si espande quel diritto, quindi non c'è effetto traslativo. Se non c'è effetto traslativo, questa circolare dice basta la determina dirigente. E rispetto al quale uso civico, l'operatore pratico che voglia per esempio tentare l'usucapione si deve bloccare, perché non è usucapibile l'uso civico, il terreno gravato l'uso civico. Non vi è un registro ufficiale, né si sa bene chi dovrebbe certificare l'esistenza o l'inesistenza dell'uso civico. È ovvio che, lo sapete già, la ditta catastale è un campanello di allarme dell'esistenza di un uso civico, un campanello d'allarme, ma non è probante il catastro. In ditta catastale voi potreste trovare il comune, potreste trovare l'università agraria, oppure potreste trovare le congregazioni di carità o l'ente comunale di assistenza, l'ECA, che voi sapete essere estinti e confluiti nei comuni. Queste ipotesi sono evidentemente di allarme. Non è matematicamente certo che se troviamo il comune o l'ECA o l'università agraria quello sia un uso civico, ma è sicuramente un campanello d'allarme molto forte. Poi possiamo trovare come concedente nella ditta catastale un privato. Questo ci allarma poco. Oppure potremmo trovare l'ente ecclesiastico, no? Di solito l'istituto del sostentamento del clero, i fondi edifici del culto, il culto, le parrocchie, le mense vescovili. Ma noi dobbiamo stare attenti alla ditta catastale, perché non sappiamo ancora, di fronte ad una ditta catastale di questo genere, se siamo in presenza di una proprietà pubblica, e qui la situazione è super pericolosa. Se siamo in presenza di una proprietà privata, terra privata, con uso civico, e la situazione è ugualmente pericolosa. Quando è pericolosa? Quando si vuole negoziare la piena proprietà, ovviamente. E invece, alle volte, e anzi spesso, sempre, troviamo il livello. Troviamo concedente e livellario. Abbiamo già detto che però il rapporto di livello è un rapporto interprivato e non è detto che il comune non possa aver stipulato il contratto di livello. Quindi non è detto che quando troviamo il concedente in ditta catastale siamo in presenza dell'uso civico. Potrebbe anche essere un semplice rapporto di livello. Alcune leggi regionali hanno tentato di risolvere il problema dell'esistenza o non dell'uso civico, quindi renderlo in qualche modo evidente, imponendo ai comuni di indicare i certificati di destinazione urbanistica. Voi sapete che il certificato di destinazione urbanistica va allegato agli atti di trasferimento a piena di comunità di terreni, e quindi se risulta il certificato di destinazione urbanistica sappiamo e dobbiamo sapere che c'è un uso civico. Alcune regioni invece, tramite gli assessorati, hanno preferito essere loro i certificatori dell'esistenza o inesistenza del uso civico. In realtà è un potere di certificazione altamente discusso. Ora tendenzialmente ci si avvale della istruttoria storico-giuridica, socio-economica di un perito istruttore demaniale,
iscritto all'albo regionale, che fa un'analisi dell'esistenza o non del demanio, dell'uso civico, per poi chiedere un certificato o alla regione o al comune. Ultimi punti veloci: la frantazione. Sono problemi pratici, per questo ci soffermiamo un po' in più. Che struttura ha l'atto di affrancazione? Come vi dicevo prima, è un diritto potestativo. Chi ha un terreno affidato in enfiteusi con imposizione del canone enfiteutico può affrancarlo, e questo è un suo diritto soggettivo, perfetto, potestativo. Tant'è vero che si ammette la possibilità che sia il privato unilateralmente, depositando la somma congrua, famosa, che vedremo come si calcola, del capitale di affranco, a notificare l'ufficiale giudiziario al comune il negozio, chiamiamolo così, unilaterale di affrancazione. E questo stesso negozio produce effetti nel momento in cui arriva a conoscenza del comune. Negozio unilaterale recepizio. Dopo che cosa avviene? Avviene che ci dovrebbe essere la quietanza del comune. Quietanza del comune del ricevimento della somma e quindi della dichiarazione che quel terreno è libero dal canone enfiteutico. E tendenzialmente i comuni risolvono il problema non facendo fare un atto o dal segretario comunale o dal notaio, ma operando con determina dirigenziale, che come dicevamo prima, circolare del 2004 dell'Agenzia del Territorio, sembrerebbe essere titolo idoneo addirittura alla trascrizione di questo effetto. E dobbiamo ammettere anche la mortura catastale. In realtà la cosa è dubbia se la determina basti. In realtà potrebbe bastare sicuramente l'atto unilaterale del comune di quietanza, però la dovrebbe fare o il segretario comunale o il notario. Il problema è l'effetto dell'atto di affrancazione. Ancora non è chiaro se il soggetto privato, esercitando il suo diritto di affrancazione, acquisti un nuovo diritto o espanda un diritto che ha già. Vi dico solo una conseguenza della differenza tra le due ipotesi, se accediamo all'uno o all'altra tesi. Se è un nuovo diritto che il privato acquisisce con l'affrancazione, se lui è sposato, quell'acquisto va in comunione del bene. Se è un nuovo diritto, bisogna legare all'atto di quietanza e di affrancazione il certificato di destinazione urbanistica. Se sto affrancando un fabbricato, cioè un terreno con un fabbricato sovrastante, io devo menzionare la concessione edilizia appena di nullità, devo rispettare la conformità catastale e devo allegare l'APE, attestato di prestazione energetica. È una tragedia. Molto più comodo, come fa la circolare del 2004 dell'Agenzia del Territorio, ritenere che in realtà quello sia già un diritto del privato e si espanda sostanzialmente eliminando il canone enfiteutico. Fiscalmente, se affranco un uso civico, c'è l'articolo 2 della legge 692/1981 che mi dice che è esente da ogni tipo di imposta. Se invece affranco un'enfiteusi privata, per esempio, prendiamo quella del codice civile, ebbene purtroppo lì si applicano le imposte ordinarie del trasferimento, perché l'articolo 47 del DPR 1986 dice che si applicano le imposte sulla somma pagata per l'affrancazione, e l'aliquota ovviamente vale a seconda del bene che si deve affrancare, se è un terreno agricolo, edificabile o un fabbricato. Vi accennavo prima la possibilità dello usucapione. Si può usucapire un dominio diretto da parte di chi sia titolare di un dominio utile? Se c'è un uso civico, no. Dobbiamo ritenere che l'uso civico non sia usucapibile.
si ammette la prescrizione dei canoni enfiteutici, ad eccezione dell'ultimo quinquennio, ma non si può prescrivere il diritto al canone, che è imprescrivibile perché ha natura pubblicistica e perpetua. Diverso il caso dell'enfiteuta del libellaio: costui sì che può usucapire la piena proprietà, però deve dimostrare non soltanto che non ha pagato i canoni, non soltanto che è rimasto nel possesso del bene dopo la fine del rapporto, ma deve anche opporsi al diritto del proprietario, quindi mutare il suo animus, possedere con poteri più forti che sono quelli del proprietario. Però può riuscire ad usucapire, perché il rapporto è privatistico. Misura del canone di del canone enfiteutico e del corrispettivo per la francazione. Se abbiamo tempo, vediamo le lamentele che l'acquirente, che nulla sapeva dell'uso civico, può esperire contro il venditore. Ma se abbiamo tempo, preferisco affrontare il problema della misura del canone enfiteutico e del corrispettivo per la francazione, che invece un punto che mi era stato sollecitato da Fabrizio. Non è, devo dire, mia materia, onestamente, capire come si calcola il giusto canone enfiteutico, né posso darvi degli input di tipo sistematico, sul presupposto che ogni amministrazione è libera di determinare le modalità di calcolo, però nell'ambito della ragionevolezza rispetto a quello che diremo. Voi sapete che il corrispettivo di affrancazione è 15 volte il canone, quindi noi abbiamo l'esigenza di individuare il canone. Moltiplichiamo per 15, abbiamo la misura dell'affrancazione, del capitale che serve per l'affrancazione. Il legislatore nazionale non è intervenuto, sono intervenute invece sentenze della Corte Costituzionale, la 406/88, la 143 del 97, la 160 del 2008. E aggiungo anche la Corte Costituzionale 181 del 2011 in tema di illegittimità, vediamo perché ci serve, di illegittimità del calcolo dell'indennità di esproprio sul famoso valore agricolo medio VAM. Perché dice la Corte di Costituzionale, l'indennità di esproprio deve essere rapportata al valore venale. Deve essere un giusto ristoro di chi subisce l'espropriazione. In tema di canone enfiteutico e di corrispettivo di affrancazione ci si muove con pareri dell'Avvocatura di Stato, di Corte dei Conti, dell'Agenzia del Territorio, in particolare la circolare 2904 del 2015. Il principio della Corte Costituzionale qual è? Principio generale: il canone enfiteutico deve essere periodicamente aggiornato. Questo lo dico ovviamente a chi ha responsabilità comunali. Il canone enfiteutico, perché poi è soggetto a danni erariali, il canone enfiteutico deve essere periodicamente aggiornato mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la sua corrispondenza all'effettiva realtà economica. Beh, molto descrittiva e forse poco concreta. Che cosa dice la circolare del 2011 dell'Agenzia del Territorio? Se abbiamo a che, innanzitutto, l'Agenzia del Territorio del 2011 rifiuta il coefficiente di aggiornamento del reddito domenicale, parliamo dei terreni agricoli, del reddito domenicale dell'80%, cioè il coefficiente dell'80%, ritiene non essere adeguato. Per i terreni agricoli, dice la circolare del 2011 dell'Agenzia del Territorio, si può basare sul reddito domenicale, ma che deve essere rivalutato equamente e ragionevolmente, e comunque, dice, come criterio di chiusura non deve essere mai inferiore a un quindicesimo dell'indennità di esproprio. Quindi il capitale di affranco è l'indennità di esproprio, canone per 15.
come si calcola, secondo la circolare, l'indennità di esproprio? Con quelle famose tabelle regionali provinciali della Commissione Provinciale di Esproprio dei valori agricoli medi per regione agraria, che ogni anno vengono aggiornati. È proprio la Commissione Provinciale degli Espropri che individua i valori agricoli medi per regione agraria. Sono tabelle. Altri comuni si regolano in maniera diversa, moltiplicano il reddito dominicale per 15, altri comuni moltiplicano il reddito dominicale per 7,5, altri ancora aggiungono a questi moltiplicatori, aggiungono un saggio di capitalizzazione per esempio di una certa percentuale, 5% o 10%. Come vedete, io prima vi ho richiamato il problema dell'indennità di esproprio, cioè dice la circolare del 2011, che poi va alla Corte Costituzionale del 2011, che ha dichiarato illegittimi i valori agricoli medi, il BAM, che l'indennità di esproprio deve essere di valore penale. Ma allora questa circolare non funziona più, perché se ci dobbiamo riferire al canone enfiteutico come almeno un quindicesimo dell'indennità di esproprio, dovremmo dire che il giusto canone enfiteutico è un quindicesimo del valore penale del terreno agricolo. Enfiteusi urbane, terreno edificabile. Dice la circolare del 2011, non basta il terreno agricolo, il valore del terreno agricolo, se no ci sarebbero, fomenteremmo operazioni speculative. Alcuni comuni, anticipando probabilmente la Corte Costituzionale sull'indennità di esproprio, hanno ritenuto che il canone enfiteutico, quindi il valore di affranco, si debba calcolare sul valore di mercato, sul parere di congruità dell'Agenzia del Territorio. La circolare del 2011 dell'Agenzia del Territorio invece prende come riferimento il valore fiscale dell'area, cioè il valore ai fini IMU. Altri si regolano invece moltiplicando il reddito dominicale per 15 per un valore K, un coefficiente K che dipende dalle zone, dalla zona omogenea. Edifici. Se c'è un edificio, solo due minuti e ho terminato. Se c'è un edificio, che succede? L'Avvocatura di Stato nel 91, il Consiglio di Stato nel 98 hanno ritenuto che il fabbricato non sia una miglioria. Se non è un miglioramento, bisogna pagarlo quando si affranca. E se fosse stato un miglioramento, il titolare del dominio diretto avrebbe avuto il diritto ad avere l'indennizzo del miglioramento. Non essendo un miglioramento, bisogna pagarlo. Non è una trasformazione, dice il parere, intrinsecamente connessa alla natura e alla destinazione del fondo. Criteri di affrancazione del fabbricato, del terreno del fabbricato. Innanzitutto non si può, secondo un paletto minimo, valutare soltanto l'area, come abbiamo detto, non basta. Ma qualcuno fa anche così, valuta soltanto l'area, immaginando appunto che il fabbricato sia una miglioria e quindi sia, come dire, economicamente di proprietà già del titolare del dominio diretto. Né però si può valutare il fabbricato per il suo valore penale, perché comunque il titolare ha affrontato delle spese per realizzarlo. Qualcuno distingue tra terreno e costruzione applicando coefficienti diversi. Alcuni applicano uno strano rapporto tra la rendita catastale del fabbricato e il valore fiscale del fabbricato ai fini IMU per avere l'ecosaggio di rendimento. Il problema sarebbe individuare che si intende per destinazione naturale del fondo e capire se e in che misura il fabbricato sia una miglioria. Perché è ovvio che in un'evoluzione dell'uso del territorio la destinazione naturale del fondo è quella agricola, ma se il terreno diventa edificabile, legittimamente edificabile, e perde la sua destinazione agricola, destinazione naturale del fondo dovrebbe essere anche quella di realizzare un fabbricato commerciale o un fabbricato residenziale.
comunque se ancora una volta noi ci riferiamo all'indennità di esproprio e ci riferiamo quindi al testo unico sull'espropriazione, dobbiamo ancora una volta fare riferimento al valore legale del fabbricato, quindi capite che è un'ingiustizia effettivamente. Io mi fermerei qui perché in realtà sarebbe interessante affrontare il profilo legato all'edificazione tendenzialmente sul terreno gravatoso civico e sul, come dire, in qualche modo la diversa prospettiva dei comuni spesso hanno di utilizzazione del territorio. Un territorio, come lo dicevamo prima, è quello gravato da uso civico, è un territorio che non è di proprietà del comune, è di proprietà della collettività. E quindi in quel caso il comune sono l'ente esponenziale di interessi non suoi, ma dei concittadini, che hanno il diritto di utilizzare in un certo modo quel terreno. Mi fermerei qui e darei la parola al Presidente.